Mi piace perché non si nota che è rotta. Mi affascina questa idea di che si può essere felici anche avendo il cuore spezzato. Lo so che è così, lei ce l'ha. Le manca un pezzo di quelli che non ritroverà mai più. Però lei continua, si alza e non si nota neanche che sta sanguinando. Continua con quella forza di chi sa che la vita è fatta anche di questo. Gli manca, ma non si afferra a niente che la distragga dalla realtà, dal sapere che quello che c'era non c'è più e non tornerà. Però lei continua. A volte inciampa, però non trema. Mi piace vedere che continua per la strada della vita con quello che ha. Non cerca rimpiazzi, semplicemente attraversa. Mi piace guardarla perché mi mette davanti agli occhi un'evidenza che mi costa accettare. Che sì, la gente rotta può continuare a camminare, può essere felice. Lei lo è, e anche sta male. Non è un paradosso, non è una bugiarda, non è coraggiosa. È semplicemente una ragazza che rotta continua lo stesso. Ciao amici, volevo iniziare questo video con questo breve estratto che ho tradotto letteralmente dallo spagnolo perché è un libro argentino di un'autrice argentina che si chiama... L'ho scritto perché è un nome, Lorena Pronsky, e il libro si chiama Rota se cammino igual, cioè rotti si cammina comunque, e parla appunto delle ferite che ognuno di noi porta nella vita e del dolore che è inevitabile e di come cercare di trasformare questo dolore in qualcosa di invece positivo. Mi piaceva tantissimo questa frase e credo che si colleghi abbastanza al tema che volevo affrontare oggi, che è la positività tossica e la negatività tossica di conseguenza, perché in realtà all'inizio volevo parlare solo della positività tossica perché ho un sacco di cose da dire, ma poi mi sono resa conto che non potevo parlare di una senza parlare anche del suo opposto, cioè della negatività tossica, che invece mi tocca molto più da vicino, che è un po' quello che ci accomuna. Poi ne parleremo insieme. Cercherò di parlare il più veloce possibile perché so che i miei video durano tantissimo, ma niente ragazzi, sono un po' prolissa, però perdonatemi. Ho scelto questo tema perché ci stavo un po' pensando queste settimane, è estate, e stavo pensando a una cosa. Questa è la prima estate che leggermente mi sto godendo il fatto che sia estate, cioè il fatto che le giornate durino di più, il fatto che c'è il sole, il fatto che si possa uscire, il fatto che si possa stare un po' più in natura, che per noi ansiosi credo che sia veramente importante, ma non è sempre stato così. E ieri stavo leggendo uno studio che diceva che in generale è molto comune che le persone che soffrono di ansia e depressione durante l'estate aumentino il senso di ansia e di depressione. Questo perché un po' è imputabile proprio al caldo, al fatto che il caldo enfatizzasse un po' tutti i sintomi dell'ansia, compresa l'insonnia per esempio, magari uno non riesce a dormire perché fa caldo e questo aumenta l'ansia, o tutta una serie di fattori fisici. E poi un po', e questo capitava a me, o è capitato a me per praticamente tutta la mia vita, il fatto che è come se ci si dovesse divertire per forza, cioè in estate la gente incomincia ad uscire, incomincia a fare cose, incomincia a divertirsi, che è bellissimo, non sto dicendo che non lo sia, ma ci sono stati tanti momenti della mia vita dove magari già io ero depressa. In più iniziava l'estate, vedevo che tutti erano super contenti, super felici, mentre io rimanevo depressa. Quindi la mia depressione e la mia ansia aumentava e non lo so, in estate ho sempre sentito quella sorta di nostalgia, malinconia, non so neanche come spiegarlo. Cosa che invece non, per esempio in autunno, che è la mia stagione preferita, non ho questa sensazione, cioè ho solo quando inizia l'estate. Tutto questo per collegarmi appunto a... la positività, o meglio, la positività tossica. Che cos'è? Partiamo dal fatto che un'emotività sana include tutti gli stati emotivi che uno può avere, quindi la felicità, la tristezza, la rabbia, non solo la tristezza o solo la felicità. Se ci blocchiamo infatti solamente in un polo o nell'altro, come è successo anche a me, che ero bloccata solo nella negatività, allo stesso modo se ci si blocca solo nella positività, non si sperimenta la pienezza di tutto il range emotivo che in realtà un essere umano dovrebbe sperimentare, quindi la cosa automaticamente non diventa sana. Non so se capita anche a voi, ma a me è capitato tantissime volte, e specialmente negli ultimi mesi, di avere a che fare con persone che vivono in questa sorta di bolla di good vibes only, che per carità è meraviglioso essere felici e vivere
in maniera positiva, pensare in maniera positiva, contornarsi di pensieri positivi. Sono la prima che, insomma, siamo qui su questo canale perché cerchiamo, insomma, di andare verso quella direzione. Ma quando poi diventa solo quello, quando tu rimani solo in quella bolla ed escludi tutto il resto, secondo me diventa estremamente tossico. E credo che oggi un po' viviamo in questa cultura, in questa società, specialmente nei social media, dove appunto c'è questa credenza del good vibes only. Cioè, un minimo problema, qualcosa diventa negativo, no, allontanati, perché non voglio le tue energie negative, voglio stare solo nella mia bolla positiva. E questo mi è successo, cioè è successo a me di conoscere tante persone così, che pensavo fossero amici o pensavo fossero persone che mi volevano bene, ma nel momento in cui io ho cominciato a attraversare dei momenti difficili e quindi non ero sempre positiva, stavo attraversando semplicemente un momento difficile, avevo bisogno semplicemente che qualcuno mi ascoltasse, e queste persone si sono cominciate a allontanare da me. Perché? Perché quando si vive in questa bolla, ripeto, di only good vibes, si vive in un'illusione in realtà. E appena succede qualcosa di negativo che ti porta fuori questa bolla, ti spaventi e scappi perché non la sai gestire. E questo è il rischio di vivere solamente nel polo positivo. A me è successo con persone a cui volevo molto bene, anche persone che amavo, quindi anche in relazioni d'amore, di essere allontanata perché ero etichettata come persona negativa, quando in realtà semplicemente stavo passando un momento difficile e avrei avuto bisogno di essere ascoltata. Con questo non giustifico tanti invece comportamenti tossici che ho avuto, insomma ne abbiamo parlato tante volte, ma poi parlerò anche della negatività tossica. Però se sei una persona che vive solo nella positività e sei a fianco a una persona che sta cominciando a passare magari dei momenti un po' più difficili, o una persona che soffre di depressione, ha magari un momento down, non riesci a gestirlo e scappi. E io sono rimasta anche molto male per certe amicizie finite così, o certi rapporti finiti anche per questo, e domandandomi quanto reale era il bene o l'amore che quella persona provava verso di me, perché poi è lì che ti rendi conto, insomma, chi sono le persone che realmente ti vogliono bene e quelli che no. Anche se, ripeto, essendo una persona molto empatica, mi metto nei panni di queste persone. Credo che se fin da piccolo sei abituato a vivere in questa bolla positiva, poi appunto da adulto davvero fai fatica a confrontarti con le cose negative, ti fanno venire l'ansia, l'angoscia e scappi. Credo che la positività tossica si manifesti in vari aspetti. In primis evitare di parlare o confrontarsi con qualsiasi cosa negativa, o quando magari un pensiero negativo affiora, cercare di distrarsi subito su qualcos'altro e cercare di focalizzarsi invece sul lato positivo della cosa. Che sì, credo che per quanto sia giusto cercare di non autodistruggersi, credo anche sia fondamentale sentire quello che dobbiamo sentire. Se in quel momento ci sentiamo tristi, credo che sia sano sentirsi tristi senza obbligarsi a sentirsi positivi. Come sappiamo, dato che siamo qua, insomma, in una community di gente che prende antidepressivi, se ignori un sentimento, un'emozione e la reprimi, verrà fuori in un altro modo, che di solito è ansia, che di solito è depressione, che di solito può essere anche malattia. Sono molto convinta di questa cosa, di questa correlazione tra soppressione delle emozioni e malattie anche fisiche che ti possono venire fuori come sintomo di un'emozione che invece hai represso e hai ignorato. Quindi, di solito queste persone, inoltre, quando diciamo si raffrontano con gente che invece magari sta passando un brutto periodo, le frasi tipiche che sono state dette anche a me, ma sono sicura che anche voi siete passati per queste cose, ma sì, non ti preoccupare, ma sì, potrebbe andarti peggio, ma sì, guarda il lato positivo della cosa. Tutto succede per una ragione. Per questo la positività tossica può essere, secondo me, anche molto distruttiva per le relazioni, perché appunto empatia zero. E nonostante sia sicura che chi ti dica guarda andrà tutto bene, guarda il lato positivo della cosa, tutto succede per una ragione, che è una frase che odio, lo dica con le migliori intenzioni, in realtà
succede tutto il contrario. Quando, almeno a me succedeva così, ma credo che sia così proprio in generale, se una persona è depressa e gli viene a dire guarda il lato positivo, il mondo è meraviglioso, dai, tirati su che guarda quante possibilità hai, la persona che hai di fronte si sentirà ancora peggio perché si sentirà non sufficiente, perché si continuerà a sentire male e tu gli stai dicendo che in realtà si dovrebbe sentire bene, quindi è come invalidare i sentimenti dell'altro. Farlo sentire peggio perché non si sentirà meglio se tu gli dici dai, guarda il lato positivo, si sentirà comunque male e quindi appunto si sentirà peggio perché non si sente all'altezza delle tue aspettative. Ripeto, l'altra persona te lo dice senza malintenzione, anche a me è successo in primis, ma poi ho imparato, perché quando ho fatto la riflessione su me stessa ho imparato a non farlo più, ma mi è successo varie volte, magari un'amica stava male, magari un mio parente stava male, e dirgli dai, vedrai che andrà tutto bene, dai, guarda il lato positivo. Quindi in realtà credo che la cosa migliore, quando hai magari davanti a una persona che sta attraversando un momento difficile, la cosa più empatica che puoi fare, invece di dirgli andrà tutto bene, guarda il lato positivo, è semplicemente dimostrare empatia, di fargli capire che tu ci sei, magari dirgli capisco che stai attraversando un momento difficile, deve essere molto difficile per te, se c'è qualcosa che posso fare sono qui, e ascoltare. Dimostrare empatia senza venire fuori con frasi motivazionali, perché nessuno si illuminerà magicamente se tu gli dici una frase motivazionale presa da Pinterest e imparata a memoria. A questo proposito volevo fare una piccola parentesi. Tante persone si esaltano con questi video super, non so se li avete mai visti su YouTube, super motivazionali, dove cioè quasi si grida you can do it. With some drive. Decide that you're going to push yourself. The last chapter to your life has not been written yet, and it doesn't matter about what happened yesterday. It doesn't matter about what happens to you. What matters is what are you going to do about it? A me fanno paura questi video perché la trovo davvero un tipo di motivazione tossica. Poi vabbè, se può aiutare qualcuno ben venga, ma trovo che sia esattamente quello che sto dicendo, cioè focalizzarsi solamente su quello escludendo tutto il resto, non lo so, mi ha sempre fatto paura tutta quella roba lì e non guardatela. Come uno può lavorarci sopra, no? Se è imprigionato in questa sorta di positività tossica, credo che innanzitutto deve cercare di avere più compassione verso se stessi, perché appunto come ho detto credo che chi vive in questa bolla tante volte appena sente un sentimento negativo si sente quasi in colpa, e invece bisogna avere compassione per se stessi e capire che è perfettamente normale, che il range di emozioni umano è fatto da questo, la vita è fatta di questo, è fatta di bello, di brutto, di cose positive e cose negative, quindi compassione per se stessi è la prima cosa. E sviluppare resilienza. Ora, questa parola è super usata ultimamente, è un'altra parola da Pinterest, una parola dei tatuaggi quasi che si usa un po' a sproposito, no? Per me essere resilienti significa adattarsi alle circostanze che uno sta vivendo e alle avversità che uno sta vivendo e continuare a prescindere dalle avversità. Continuare non significa far finta di stare bene in quella situazione, ma significa adattarsi e saperci lavorare su in modo costruttivo e sano. Una volta la mia psicologa mi disse che, insomma, lei ha fatto una tesi di laurea sulla resilienza e mi disse che secondo lei io sono una persona super resiliente, e questo mi sai quei commenti che ti riempiono un po' il cuore? Ecco, questo è stato un commento che mi è piaciuto tantissimo e quindi niente, grazie. Tuttavia, qua parlo sempre della resilienza, ho fatto un altro ragionamento riguardo a questo, perché è vero, io mi sono sempre reputata una persona resiliente perché credo di aver passato per tante cose negative, tanti traumi, eppure siamo qui a parlare di positività, di negatività, di percorso, di sertralina. Ma a un certo punto, e questo è un ragionamento che ho fatto già anni passati ma che mi sta tornando ultimamente, credo di essermi un po' imprigionata in questo personaggio di donna resiliente, cioè
di donna che attraversa tutta una serie di traumi e di cose negative per poi uscirne più forte di prima. Non fraintendetemi, è una cosa bellissima, ma quando ti attacchi, tra virgolette, a questa identità, inconsciamente è come se volessi che cose brutte ti capitassero o cose difficili ti capitassero per poter dimostrare di poterti rialzare ancora una volta. Non so se si capisce, che è una forma di in realtà di protezione verso noi stessi, verso l'infamiliarità di una vita invece più facile. Cioè, la mia zona di comfort è una vita fatta di caos, di traumi, e in cui io affronto questi traumi ma poi mi rialzo. Invece la mia non zona di comfort sarebbe una vita semplice, tranquilla. La vita è sempre fatta di alti e bassi, ma diciamo una vita più facile. A un certo punto per me l'attaccamento all'idea di resilienza era attaccato all'idea di farcela nelle avversità e di mettermi in salvo, e sicuramente mi ha salvato tante volte nella vita, ma dall'altra parte credo anche abbia creato un po' di rigidità e frustrazione e giudizio e di paura nel vivere una vita più facile. E qua, in ultimo, mi volevo ricollegare alla negatività tossica invece. Tutta questa storia della resilienza, del fatto di riuscire a invece vivere in modo più leggero e non in questo continuo roller coaster, è molto difficile, soprattutto per chi soffre di ansia e depressione, credo, che è abituato a vivere in una vita dove il caos regna sovrano e in cui una cosa bella sicuramente sarà susseguita da una cosa brutta. Insomma, per noi è questa la cosa familiare, almeno per me lo è stata, rendermi conto che davvero nel caos ci sguazzo, nella tristezza ci sguazzo, sebbene mi faccia stare male, ma so esattamente come gestirla e come starci dentro, e in realtà un po' mi piace, che è un po' quella sensazione masochistica di cui avevo parlato. Quindi cercare di uscire da questo e uscire dalla famosa zona di comfort è molto difficile, all'inizio uno si deve quasi obbligare. La negatività tossica si crea proprio lì, quando è esattamente il polo opposto della positività tossica. Critica continua, vittimismo continuo, sempre colpa degli altri. Questo può essere tossico sia per noi, ma per tutte le persone che siamo intorno. E allora lì capisco le persone che si allontanano, perché è difficile ed è anche molto contagioso, i cosiddetti vampiri energetici, cioè stare vicino a persone che si lamentano e basta, che sono sempre vittime di qualcosa e che non si rendono conto, principalmente credo che sia quello, che non si rendono, non hanno nessun tipo di consapevolezza rispetto alla propria negatività, tante volte magari non vogliono neanche ascoltare quello che hai da dire. Allora a quel punto forse sì, per proteggersi o per proteggere la propria energia ci sta allontanarsi. Ma credo sia ci sia una differenza tra negatività tossica e negatività. Una persona può passare per dei momenti negativi, può essere anche negativo. A me è successo tantissime volte e prima di iniziare il percorso stavo passando un momento brutto. Durava già da un po', perché da quando è iniziata la pandemia, come tutti, insomma, mi sono ritrovata in un caos totale, vivevo in un altro continente, sono ritornata qui, mi sono cercata di costruire un lavoro. Negli ultimi mesi dell'anno scorso mi è successa una cosa con mio padre che mi ha particolarmente toccata. Insomma, sono arrivata all'inizio di quest'anno che ero negativa, stavo male, ma la persona che avevo a fianco mi etichettava continuamente come sei troppo negativa, parli solo di negativo. Ma non era vero, in realtà semplicemente stavo male. E ripeto, quando di fronte hai una persona che vuole vivere solo nelle good vibes e tu stai vivendo invece un momento negativo, vieni respinta e ti etichettano come negativa, quando in realtà è semplicemente stai passando un momento difficile e hai bisogno di essere compresa e ascoltata. Questo non ha niente a che vedere con la negatività tossica. Quindi, diciamo, in poche parole, credo che la differenza tra essere negativi perché magari ti sta succedendo qualcosa, perché magari stai passando un momento brutto, e la negatività tossica sia che quando uno
è negativo in modo tossico, non è minimamente consapevole di se stesso, critica sempre gli altri, ha la critica facile, è sempre colpa degli altri, quindi si pone costantemente nella posizione della vittima. E questo, ragazzi, credo che semplicemente non ha minimamente coscienza di se stesso ed è un po' una sorta di dramma, quindi piace il dramma e lo crea e lo ricerca. Io ammetto di esserlo stata in tanti momenti della mia vita, ma credo ad oggi di non esserlo più e di non esserlo più da un pezzo, quindi tante persone che si sono allontanate anche recentemente da me so che l'hanno fatto perché non riescono a gestire sentimenti negativi, non perché io sia una persona emotivamente tossica, perché credo di... a volte lo sono, a volte lo sono stata, ma credo di essere un essere umano che cerca di invece al contrario essere il meglio che può con i suoi, con le sue cadute, i suoi scivoloni. In conclusione, credo che sia importante capire e essere coscienti che l'essere umano è fatto di tutto un range di emozioni che vanno appunto dalla felicità alla tristezza, alla rabbia, e che anche le emozioni negative sono funzionali. Infatti in realtà, per quanto siamo qui a prendere un farmaco per levarci l'ansia, ansia, depressione, rabbia, tristezza sono tutti sintomi di qualcos'altro, di qualcosa, di un motivo che bisogna andare a scavare, che bisogna ricercare. E non bisogna evitare tutte queste emozioni o sopprimerle, perché in realtà poi, come ho detto prima, torneranno e anche peggio di prima, sotto forma magari di malattie, sotto forma magari di esplosioni di rabbia o di altre cose. È importante abbracciare tutto quello che siamo nel nostro intero e con tutte le emozioni che possiamo provare, tutto il range di emozioni che ci possono essere. Preciso che il pensiero positivo sia comunque importante, siamo qui anche per dare un motivo, almeno io sono qui per dare dei messaggi positivi, quindi il pensare positivo è sicuramente importante, ma una persona non può essere positiva tutto il tempo, non può pensare positivo tutto il tempo, ignorando invece tutto il resto, perché allora, come ho già detto, forzarsi ad avere solo emozioni positive secondo me può danneggiare immensamente anche l'abilità di una persona di esprimere le proprie emozioni, di comunicare le proprie emozioni in modo sano. Niente, ragazzi, questo è quello che avevo da dire oggi sulla falsa positività e le good vibes o l'overdose di motivazione che sento che ci contorna. Cioè, oggi è pieno, basta aprire i social o YouTube per vedere questo, quindi non cadete in questa trappola, ma non cadete neanche nella negatività perenne, perché come sempre diciamo, è importante trovare un equilibrio. A volte uno può essere più negativo, a volte uno può essere più positivo, ma non bisogna stare mai agli estremi. Spero che siano interessanti i temi di cui sto parlando. Io ho tante cose da dire, tante cose che penso, tanti libri che leggo, tante riflessioni che faccio che mi piacerebbe portare su questo canale e condividere con voi. E quando l'altro giorno mi è arrivato un messaggio che davvero mi ha riempito il cuore, di una ragazza che ha detto che tramite i miei video riesce a, diciamo, avere degli spunti di riflessione e mettere a parole quello che prima non riusciva a mettere a parole durante magari sessioni con la sua psicologa. Quindi per me questi commenti sono super importanti, non importa se siamo pochi, come dico sempre, sono contenta di poter condividere tutto questo con persone che so che mi capiscono e che passano attraverso questo percorso insieme a me. E volevo ricollegarmi anche alla frase iniziale con cui ho iniziato questo video, quell'estratto di quel libro lì, che dice appunto: rotti si cammina comunque, si continua a camminare ugualmente. Ed è proprio questo il concetto, non c'è bisogno di vivere solamente essendo positivi, è bellissimo essere positivi, ma bisogna essere coscienti che esiste anche la tristezza, esiste anche la negatività, bisogna essere in grado di esprimerla, di parlarne, di affrontarla soprattutto. Perché non succede niente, la vita è fatta anche di questo e anche pieni di ferite si continua a camminare. Questa è la vera lezione. Alla prossima, ragazzi. Un bacio.